È un attore nero. Finto. Ecco. No, che stai a fare? È così. Così. La madre non ci fa la pepe, eh? Non è anche troppo bravo, guarda, non ha nemmeno bravo. Io non so che immagini verranno. Ti preoccupare. Allora, meglio, le facevo così prima. Come scegli? Che si fa? Che c'è? Un taglio. Che bravo! Guarda, no, guarda anche la pubblicità. Sì. Oh, è già un dio. Che bello! Che dici? Di qua, che lo darà di qua, la fatta. Matare. No, è la luce. Ha aperto il tavolo. Chi c'è? Sì, che fai? Così vedano e non è che si lascia le robe. No, perché c'è da precisare in alcuni posti, non vogliamo far nomi, ma se li fanno portare via. Come? Se li fanno portare via. Guarda, perché è tutto spero privato. Io dicevo questa cosa qui, che comunque lasciamo sporco, insomma non ci deve essere questo tipo di timore da parte delle attività che ospitano delle point ultimati. Anche perché poi succede lo stesso, nel senso che se trovi un bagno e hai bisogno di cambiare, cioè non è che. Sì, sì. Quella maniera non è uguale, no? Un conto è essere comodi, un conto è essere Cos'è questo davanti? Oh, io bellino proprio. Sì, questo c'è sempre stato, cominciando dagli asili nido negli anni ormai storici, 70, 80, una cultura che insomma, anche perché poi noi siamo uno dei comuni più giovani della provincia e questo vuol dire qualcosa, i bambini abbiamo un saldo attivo delle nascite e quindi questo porta a questo risultato. Poi c'è una grande capacità di lavoro, di proposta che fanno mamme e amiche che ci hanno un po' coinvolto in questa situazione. 20 secondi per dire una cosa, la lettura non è soltanto quella di servizio, è anche quella dell'attenzione rispetto a uno sviluppo che partendo dalla nascita segue i bambini nel loro divenire e le mamme sono riuscite a fare un'operazione che anche quella del ricambio di continuità, cioè le mamme crescono o i bambini crescono, vuol dire le mamme che hanno promosso il tutto, ma arrivano mamme nuove, cambiano e c'è questo elemento così che è diventato una dolce consuetudine per quanto ci riguarda e credo che possa continuare anche dopo le prossime elezioni amministrative, perché noi siamo sotto voto quest'anno, quindi l'amministrazione cambierà. Quindi l'augurio mio è che da 6 diventino di più e che più che altro sia frequentati, cioè ci sia una forma pubblicitaria tale che consenta di far capire ai cittadini di campi e non solo che una risposta civile in ordine ai bisogni che le mamme e i bambini hanno in questa città c'è.